Lakers sul tetto del mondo. Dopo un mondiale sfortunato, è lui l'uomo decisivo. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo video molto speciale, perché immagino abbiate letto il titolo e di conseguenza sapete che vi racconterò un qualcosa, un'esperienza nuova, inedita per quanto mi riguarda, perché lo sapete, io amo la telecronaca. È la mia più grande passione, oltre che fortunatamente sta anche diventando il mio lavoro, perché ho l'opportunità di farla con Sport Italia per quanto riguarda il calcio reale, tra virgolette. Ho l'opportunità, grazie al mio canale YouTube, anche di commentare, no, le partite virtuali, quindi FIFA, quindi la carriera, ma recentemente ho avuto l'opportunità di cimentarmi anche in un mondo che conosco meno, quello degli esports, perché grazie a una chiamata che mi è arrivata ormai 2 settimane fa, ultimamente, e ve lo racconterò in questo video, ho raccontato il mondiale per club esports. Mettetevi comodi che vi racconto la mia esperienza. Partirei dal presupposto che chi mi segue su Instagram era già al corrente di questa mia avventura, mi ha supportato, ha anche seguito il mondiale che abbiamo raccontato su Twitch. Perché dico abbiamo? Perché non ero naturalmente da solo. In pratica, vi racconto, un paio di settimane fa per l'appunto mi arriva una chiamata da Matteo Ribera, molti di voi lo conosceranno. Lui è prima di tutto un pro player e infatti conosce molto bene quel mondo, per me è stato fondamentale avere una spalla come lui. Ma poi è anche un ottimo streamer perché è molto seguito sulla piattaforma Viola, che vi lascio a proposito in descrizione. E quindi in pratica mi invitava a raccontare insieme questo mondiale che ci sarebbe stato e che infatti si è tenuto la settimana scorsa, da mercoledì a domenica praticamente, con la fase a gironi, i quarti di finale, le semifinali e poi anche le finali. Tra l'altro una peculiarità di questo evento è stata quella di far giocare i vari player sia su PS4 che su Xbox, quindi ogni team era composto da 2 pro player, uno appunto per la Play e l'altro per l'Xbox, del resto, cioè non è che potevo... Vabbè, ci siamo capiti. Mercoledì e giovedì sono stati giorni dedicati alla fase a gironi, con i vari round, 7 per l'esattezza, perché dovevano affrontarsi praticamente tutte le squadre del girone, sia su PS4 che su Xbox, e devo dire che già da lì si capiva, ma già dal primo giorno, che le italiane potessero far bene. In particolare 2 italiane, il Monza da una parte, i Makers dall'altra. In casa Monza con Caccia e Zorello, rispettivamente per PS4 e Xbox, in casa Makers con Prinzi, che molti di voi conosceranno, e Oli Boli, un mostro. Perché dico questo? Perché effettivamente il buon Principe, campione assoluto, tutti stravedono giustamente per lui, ha un po' sofferto all'inizio in questo mondiale. E quindi chi doveva sistemare il tutto era Oli Boli, nazionalità svedese, lui che è sempre abituato a giocare con PS4, però in questo mondiale giocava su Xbox e lo ha fatto a meraviglia, perché ha chiuso la fase a gironi da imbattuto. Venerdì invece è stato il giorno dedicato a quarti e semifinali. Al meglio delle 3 erano le sfide. La differenza era che per i quarti di finale si teneva conto dei gironi, della classifica, e quindi la squadra meglio piazzata poteva decidere se giocare la prima sfida su PS4 o su Xbox. Naturalmente poi poteva permettersi anche di chiudere in 2 round, vincendo i primi 2 il discorso, e qualificarsi alla semifinale. Un qualcosa che è riuscito sia al Monza che ai Makers, non al Genoa, che era l'altra italiana che purtroppo ha salutato. Arrivati però in semifinale, qualcosa cambiava, perché c'era il sorteggio vero e proprio per la prima sfida. Le 4 semifinaliste erano Monza e Makers, quindi le 2 italiane, che avrebbero dovuto affrontare rispettivamente Astralis e Schalke 04. Schalke che peraltro i Makers avevano affrontato anche nel girone e non era andata benissimo, soprattutto nel match su PS4. Stessa cosa che purtroppo succederà anche in semifinale. Principe molto sfortunato, come detto, addirittura quella fu una partita clamorosa che Principe perderà i calci di rigore, ma fortunatamente ci penserà Oli Boli anche questa volta, con la tensione e con la freddezza però che lo ha sempre contraddistinto, a portare in finale i Makers. Purtroppo però l'altra italiana, e quindi il Monza, quasi sorprendentemente, per il cammino praticamente perfetto fatto fino alla semifinale, abbandonerà il torneo. Poi insiste, va da Neymar, per Messi, che si gira, Messi ancora, chiuso, la palla è lì, e poi viene allontanata. Finisce così, il Monza esce dal mondiale. E Ustun fece fuori i Makers con il Brøndby nel 2018, fa fuori il Monza con gli Astralis nel 2021. Già questo sa di sfida nella sfida, un qualcosa che carica ancora di più. Questa volta il sorteggio premia Principe,
perché si partirà su PS4 e ci sarà subito questa sfida, Principe contro Ustun, per capire chi sta meglio, per capire chi è più forte, forse, o forse no. Quello che succede è clamoroso, perché la prima sfida è senza storia, Principe perde 4-0 contro Ustun, e quindi Oli deve ancora una volta rimettere le cose a posto, ma clamorosamente, lui che non aveva mai perso, esce sconfitto. Esce sconfitto anche lui, seconda partita, due vittorie nei primi due match, nei primi due game, per gli Astralis. Questo significa soltanto una cosa: Principe dovrebbe fare il miracolo dopo la sconfitta per 4-0, perché se riesce a fare il miracolo si può andare avanti, altrimenti se vince ancora Ustun è finita, gli Astralis sono campioni. Però qualcosa succede, qualcosa cambia. Principe vince la partita. Adesso tocca ancora a Oli. E signori, Oli può sbagliare una volta, non la seconda. Vince anche lui. E allora c'è la finale per eccellenza. Per la terza volta, Principe contro Ustun. Sarà l'ultima, sarà il match decisivo, la finale delle finali. E francamente, più che raccontarvela, ve la lascio gustare. Bisognerà vedere adesso cosa accadrà in questi ultimi 90 minuti con Daniele, che dopo essere diventato re nella notte di Madrid, deve tornare a essere re anche in questo pomeriggio lì a Roma. Forza! Ci siamo! Forza! Ci siamo, si parte! È la finale! È il match che attendevamo, è il match che sospettavamo di non giocare e francamente ci eravamo quasi abituati all'idea. Poi qualcosa è cambiato, grazie a Principe, grazie a Oli e adesso tutti con Principe per gli ultimi 90 minuti almeno di questo mondiale. Mentre fa possesso Ustun e lui non vuole concedere varchi. Ora un po' di spazio c'è per Ronaldo, Gullit. Dentro ancora a cercare il fenomeno che scappa, esce check nella terra di nessuno, palla dietro e Ustun in vantaggio. Ingenuità di Prince qua. Ingenuità qui da parte di Daniele, una palla che non doveva passare lì su quella fascia, si è fatto cogliere in imbucata, ma c'è da sottolineare, Fede, la compostezza nella gestione palla da parte di Ustun. Ogni qualvolta si trova in quel vertice basso, è un qualcosa di veramente clamoroso per quanto è abile. Torna Maldini. Maldini lo porta a scuola, Federico, veramente giganteggia lì dietro, fa quello che vuole. Soprattutto Maldini è un difensore che ti permette anche di avere una certa tranquillità palla al piede. Guarda qui addirittura che passaggio da parte a parte. Però poi c'è l'errore, quindi Pelé dentro per Ronaldo che passa, va sul destro e fa 1-1. Vola Prince, torna sul livello del mare. Mamma mia, qua ancora una volta giocatissima con questo directional nutmeg, come dicevano in telecronaca gli inglesi, tunnel direzionale, ancora una volta a punire quella che è l'uscita da parte di Ustun. Adesso attenzione dentro, perché arriva il pallone verso Cristiano che la prende pure Cech, la prende pure Cech, Matte. Poi altro corner, no. E stavolta Cech non la prende. Vabbè, allora ditelo allora, ma che cosa stiamo giocando? Ma cos'è, Subbuteo? Non se ne può più di vedere questa giocata abusata e reiterata. Non è vero. Intanto rivediamo il 4-2-3-1 messo da Daniele. Forza che manca poco. 72 in corso. Neymar in possesso. Dentro per Cristiano che può andare in porta! Eccolo qui! Il momento in cui la paura lascia spazio alla speranza. 2-2! Mamma mia, qui si sono aperte le acque, Fede. Quel Cristiano Ronaldo sembrava Mosè nel Mar Rosso. Totalmente dilaniata la difesa di Ustun. Ronaldo incrocia per la rete del 2-2 e qui Ustun si dispera perché sentiva avvicinarsi il bersaglio grosso. Da Gullit che cerca un'idea, scambia con Mbappé, viene incontro Neymar, Ronaldo si stacca, Neymar non lo serve. Poi sì, Ronaldo sul destro, prova, palo! Rimessa, attenzione perché 30 secondi, conclude avanti Principe, forse c'è anche la speranza clamorosa del sogno. Sto male. Gullit, Fernandes dentro, la palla non filtra perché ha chiuso Gullit e allora la finale del mondiale per club si deciderà ai calci di rigore e parte il fenomeno col destro, dentro. Dentro, tocca Cruyff, contro Cech. Sì! Fuori! E quindi Neymar
Stai calmo, Prince. Stai calmo, Prince. Sì! Sta calmo e come, Prince? Oh mio Dio! Fuori ancora! Fuori ancora! Sta succedendo qualcosa di impossibile. No. Ronaldo centrale. Ma stai calmo, Prince. Tocca a Neymar contro Cech. Per me è centrale. Per me è centrale. E invece angola. Bruno Fernandes. Alla Oliboli. 3-1 col cucchiaino di Bruno Fernandes. È già decisivo. Gol. E adesso è il rigore finale. Facci cantare, Kylian. Sì! E Principe porta i Lakers sul tetto del mondo. Dopo un mondiale sfortunato, è lui l'uomo decisivo. Esulta Oliboli, esulta tutta Italia, perché i Lakers diventano la prima italiana a vincere un mondiale per club, e lo fanno al termine di un'edizione combattuta ma miracolosa per quel che è stato la finale. Ti ringrazio veramente per questa 4 giorni insieme, perché secondo me abbiamo veramente scritto una bella pagina insieme. Non avevo mai avuto il piacere di collaborare con te, quindi vedere come sia venuto bene questo, che è un lavoro che avevo in testa da un po' di tempo, mi veramente riempie di felicità. E appunto, come ci siamo detti, chissà perché no, sarà stata solamente la prima volta, quindi grazie per aver partecipato. Grazie a te Matte, come io ho sempre detto, per aver pensato a me per questo bellissimo evento, per questi giorni che sono stati davvero emozionanti. C'è chi ha le lacrime agli occhi in chat, e spero che sia anche grazie al nostro racconto. Quindi noi abbiamo dato il massimo, io ho dato le corde vocali, il diaframma, me stesso per raccontare nel modo migliore. Matte ci ha messo quello che io chiaramente non ho in questo mondo, quindi la preparazione, la precisione, e l'abbiamo portata a casa, credo, alla grande. Poi ovviamente non sarebbe stata mai la stessa cosa senza il vostro supporto e senza il grandissimo finale. Mamma mia, credo che racchiuda totalmente l'emozione che ho provato. Primo mondiale eSports raccontato da me in questo modo clamoroso al cardiopalma, molto la Federico Marconi, no? Però che bello, mi sono divertito tantissimo, ragazzi. Spero che anche a voi sia piaciuto questo racconto, questo video, insomma, all'interno del quale avete visto qualche immagine. Grazie per averlo seguito fino a questo punto. Commentate con hashtag VolaPrince, che insomma è il suo motto e che credo ci stia perfettamente in questo momento. Lasciate un like ovviamente per supportare il canale, iscrivetevi se non lo siete ancora e attivate la campanellina per non perdervi nessun contenuto in uscita. Seguitemi su Instagram e sulla piattaforma Viola che vi lascio in descrizione. Seguite anche Matteo Ribera perché è un grande. Un bacione, never give up, e alla prossima. Bella regà!